Benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione del TG News 24. Iniziamo intanto, come di consueto, con i dati relativi al Covid-19 in Sicilia, le ultimissime attraverso il nostro servizio. Il tasso di positività sarà al 13,4%, mentre prima era dell'11,3%. L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 96.883, con un decremento di 1.103 casi. I guariti sono 4.319, mentre le vittime sono 12 e portano un totale di decessi a 10.749. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 712, 5 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 36, 2 in più rispetto a ieri. Occupiamoci adesso di cronaca. Un uomo di 29 anni è stato gambizzato a Trapani. Un 29enne in regime di arresti domiciliari è stato raggiunto nella giornata di ieri, poco dopo le 4, nella propria abitazione, nel quartiere popolare di Cappuccinelli, ed è stato ferito alle gambe da arma da fuoco. L'aggressore è subito fuggito. La vittima ha chiamato i soccorsi soltanto successivamente, quando ha visto che le sue condizioni continuavano a peggiorare. I soccorritori lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. A casa dell'uomo sono giunti i carabinieri della scientifica e gli investigatori, dando vita alle indagini. Occupiamoci adesso di finanziaria regionale. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Eleonora Locurto. È stata una settimana intensa, l'Assemblea regionale siciliana, è stata varata la finanziaria. Come sono stati gli apporti al territorio? Voi due siete i deputati che ci rappresentate in questo territorio. E non allo curto. Ho già fatto un comunicato stampa per informare i cittadini del lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, ma naturalmente un lavoro che è stato preparato. Dal contributo per il comune che è nato, Misili Scemi, un contributo straordinario che si aggiunge a quello che è già previsto per come normale trasferimento dagli enti locali, 300 e più mila euro per fare che già il commissario potrà utilizzare per fare il progetto che serve a fare partire il cuore di questa iniziativa culturale su cui è nato il nuovo comune, questo parco contadino che è anche un parco di associazione economica, culturale e sociale. Poi la cosa più ovviamente mi sono occupata delle Orestiadi, che sono un presidio di cultura estremamente importante che rischiava di essere praticamente cancellato per il fatto che non c'erano i contributi. 111.000 euro per le Orestiadi e ancora un'importante iniziativa che è quella per le malate oncologiche, le persone che sono affette da alopecia e da chemioterapia perdono i capelli e per la chemioterapia perdono i capelli, abbiamo previsto un contributo per l'acquisto della parrucca, 300 euro a persona, in maniera tale che, come dire, per una donna è fondamentale la capigliatura, ecco, è un dato psicologico che si aggrava anche sullo stato di salute. Parlo per ultimo della norma più importante, che è quella che sblocca 20 milioni di euro più 10-20 nel bilancio della regione per, e se ne è parlato qui a Petrosino, l'ha detto il sindaco, per aiutare le famiglie e quanti appunto hanno necessità di smaltire l'amianto, che causa morte, che causa inquinamento ambientale e che causa tante difficoltà alle famiglie, le quali ovviamente non hanno i soldi per smaltire, e molto spesso vediamo quello che succede anche nell'ambiente. Avere sbloccato queste misure e questi soldi significherà che fino al 70% e a partire da 5.000 euro a famiglia, fino al 70% dell'intero costo dello smaltimento potranno essere utilizzati. Credo di avere fatto un buon lavoro, potevamo fare molto di più se il clima fosse stato migliore. Purtroppo quando la politica litiga, alla fine insomma a pagarne il costo sono i cittadini. Però siamo stati là notte e giorno a presidiare su alcune scelte che abbiamo ritenuto fondamentali. Sempre in merito alla finanziaria regionale abbiamo avvicinato l'onorevole Stefano Pellegrino. Ecco l'intervista.
Onorevole Pellegrino, qual è stato il suo apporto in questa finanziaria? Quali i suoi orientamenti o emendamenti che ha portato? Sapete bene che il mio interesse e la mia primaria attenzione è verso le marginalità nelle marginalità. Noi abbiamo cercato, attraverso un'opera di concertazione, di confronto con il governo, di poter evitare l'emarginazione delle isole minori, e mi riferisco alle isole Egadi, con uno stanziamento di fondi per il trasporto e per evitare che ci possano essere delle spese particolari e maggiori rispetto a quelle della terraferma in un territorio che è marginale nella marginalità. Noi già siamo al sud e siamo marginali, immaginatevi un'isola dove durante l'inverno come Marettimo sono 60 anime, 70 anime, 80 anime, e allora abbiamo previsto quasi 45 milioni, 46 milioni di euro per i trasporti. È un fondo maggiore, un fondo aggiuntivo per quanto riguarda i rifiuti. Poi io presiedo gli affari istituzionali e quindi ho previsto tutta una serie di norme in favore dei sindaci per quanto riguarda una migliore amministrazione, per quanto riguarda le tempistiche delle delibere che debbono essere pubblicate, e poi soprattutto abbiamo avuto una grande attenzione anche per l'agricoltura. Forza Italia con il nostro assessore ha previsto queste ingenti fondi per i consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica purtroppo sono dei colabrodo, non si provvede e non si procede alla ristrutturazione dei consorzi di bonifica da quasi 50 anni, e ci sono delle professionalità che non sono assolutamente nelle condizioni di poter procedere all'attivazione delle valvole per l'apertura. Ci sono i diritti fissi, abbiamo chiesto anche e ottenuto che ci fosse un abbattimento dei diritti fissi, perché gli agricoltori non ce la fanno più, gli agricoltori non sono più nelle condizioni di poter ottenere dei guadagni, un mini guadagno rispetto al lavoro che compiono, cioè sono in perdita. E allora noi, la nostra terra, quantunque ci possa essere il turismo, ci possa essere altri brand che sono nuovi rispetto a quelli tradizionali, è una terra agricola. Noi dobbiamo ricordare che noi siamo intanto il territorio, la Sicilia è il territorio più visitato d'Europa. All'interno del territorio più visitato d'Europa, addirittura Petrosino è visitato al 90%, quindi abbiamo una peculiarità, lo diceva il sindaco, da rispettare. Petrosino ha una peculiarità da dover conservare, ha un'identità, una tradizione che deve conservare, e noi come regione dobbiamo aiutare intanto Petrosino e intanto gli agricoltori sia della Sicilia sia della provincia di Trapani e in particolare di Petrosino. Occupiamoci adesso di amministrative 2022 a Petrosino. Il 12 di giugno infatti si andrà alle urne per eleggere il nuovo sindaco, una corsa a tre tra Angileri, Pellegrino e Anastasi. Ieri eravamo presenti al comitato elettorale della Pellegrino, che ha presentato, oltre che la sua candidatura, anche la squadra di quanti sono voluti scendere in campo per candidarsi in qualità di consiglieri comunali. Il servizio. Marcella Pellegrino, candidata a sindaco del comune di Petrosino, si apre una campagna elettorale per un comune giovane, ma pur sempre con la sua importanza, la sua storia, i suoi pregi e i difetti. Sì, ecco, oggi intanto presento la mia lista, che sono uomini e donne di Petrosino che hanno voglia di metterci la faccia. E lo fanno con passione. Loro sono persone che hanno un lavoro, però scendono in campo per dare proprio il loro contributo per la collettività. Libertà per Petrosino, questo si evince all'interno del vostro logo elettorale. Cosa significa?
Allora, libertà del Petrosino significa che in questi anni ho visto che è venuto a mancare, diciamo, l'ascolto, è venuto a mancare la partecipazione della vita politica dei nostri cittadini. Invece noi, il nostro gruppo, la nostra squadra, vogliamo proprio centrare, diciamo, questo obiettivo, che noi vogliamo ascoltare, noi vogliamo che la gente, che i cittadini vengano nel Palazzo Comunale e che sia un palazzo aperto, nel senso proprio che non è il palazzo dell'amministrazione ma di tutti i cittadini. Quindi vogliamo che ci siano anche le critiche, perché le critiche servono per crescere. Quindi era questo il senso della libertà che noi intendiamo. Petrosino viene dal doppio mandato dell'ex ormai sindaco Giacalone, che eventualmente, una volta eletta, cosa troverebbe in questo comune? Un'eredità difficile, un'eredità che naturalmente nasce anche su tanti problemi che affliggono questo comune. Allora sì, diciamo che andremo a vedere quando saremo là dentro. Naturalmente quello che è già stato fatto noi lo potenzieremo, e quindi per dare la possibilità a tutti i cittadini, insomma, di avere tutti i servizi che sono a disposizione. Questo lo vedremo man mano poi quando saremo all'interno del Palazzo Comunale. Si è parlato anche da un punto di vista sociale, aiutare anche le categorie meno abbienti. Sì, questo, diciamo, è il nostro obiettivo. Noi vogliamo aiutare tutti i cittadini e nessuno deve rimanere indietro, e quindi ci sono persone fragili e abbiamo intenzione, con le associazioni di volontariato, dare la possibilità a tutte le famiglie, insomma, di dare una mano d'aiuto. Sempre per quanto concerne le amministrative 2022 a Petrosino, comizio elettorale da parte di Giacomo Anastasi, noi eravamo presenti e dunque vi documentiamo attraverso il nostro servizio quanto è accaduto. Prego. Circa 2 ore di comizio, un bagno di folla, ancora la gente non si disperde, il suo discorso penso che abbia incantato i petrosileni, che la sosterranno alle prossime elezioni il 12 giugno, quando a Petrosino si rinnova la carica per il sindaco. Sì, è stato un momento bellissimo trovare tante persone finalmente in piazza. Intanto abbiamo voluto la piazza proprio perché questa campagna elettorale deve essere l'occasione per confrontarsi, per dialogare, per ricostruire un clima di politica nel dialogo, nell'incontro, a prescindere dalle appartenenze, dalle posizioni politiche. La piazza l'ho chiesta con forza, con convinzione, soprattutto per questo. Questa sera è stata la piazza di Giacomo Anastasi, di Alternativa Insieme per Petrosino, però spero sia la piazza di tutti, anche delle altre coalizioni, perché abbiamo bisogno di riportare i petrosileni in questo spazio di condivisione, in questo spazio comune. Raccontiamo ai petrosileni la città che vogliamo. Noi l'abbiamo fatto questa sera, invito gli altri competitor a farlo nei prossimi giorni e invito a farlo in questa piazza insieme. Raccontiamo insieme, confrontiamoci e raccontiamo la città che vogliamo. Durante il comizio lei ha presentato la sua squadra, ovvero i consiglieri comunali, candidati al consiglio comunale, e ha annunciato che prima del confronto elettorale presenterà anche la squadra assessoriale. Sì, oggi era l'occasione per presentare la squadra, i 12 candidati al Consiglio Comunale. È una squadra meravigliosa, fatta di tante competenze, una squadra intergenerazionale. Si parte dal giovane che non ha ancora compiuto 20 anni fino alla persona con una lunga esperienza professionale alle spalle. È una lista, una squadra assolutamente rappresentativa delle ricchezze di Petrosino. Adesso spazio alla pubblicità, ci vediamo subito dopo per la parte finale del nostro TG. Canale 2, pubblicità. Gli altri aumentano, noi di Bianco Market svendiamo.
Calze sneaker Lotto confezione 3 paia, 3,99 €. Calze uomo Avirex filo di Scozia confezione 3 paia, lunghe 3,99 €. Corte 2,99 €. Slip o boxer Nazareno Gabrielli 1,99 €. Accappatoio uomo donna Caleffi 19,99 €. Accappatoio uomo donna Nido d'Ape 9,99 €. Telo bagno tinta unita 2,99 €. Tris spugna Jacquard con balza 9,99 €. E da oggi non privarti dei tuoi desideri. In tutti i punti vendita Bianco Market puoi pagare la tua spesa in comode rate senza interessi e senza busta paga. Bianco Market, prossimamente anche a Trapani. Bianco Market, a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Parizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Gli altri aumentano, noi di Bianco Market svendiamo! Pigiama bambini 3-10 anni Irge lungo in cotone 9,99 €. Pigiama uomo donna Tris Irge 9,99 €. Coordinato uomo frutta 9,99 €. Guanciale in aloe vera 4,99 €. Coppia federe trapuntate 3,99 €. Coppia federe massaggianti 4,99 €. E da oggi non privarti dei tuoi desideri. In tutti i punti vendita Bianco Market puoi pagare la tua spesa in comode rate senza interessi e senza busta paga. Bianco Market, prossimamente anche a Trapani. Bianco Market, a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. www.canale2.com. La TV in streaming senza abbonamento. Con programmi per tutti i gusti. Tu, vieni un po' qui. Oh, lo so cosa c'è. Anche on demand. Disponibile su tutti i tuoi schermi preferiti. E completamente gratuita. www.canale2.com. Guardarla non ha prezzo. Parte conclusiva del TG News 24 dedicata alla vela. Al Circolo della Vela Sicilia il premio velista dell'anno TAG Euro 2022. Al Club di Mondello, il titolo più ambito nel mondo delle barche, il presidente Randazzo: soddisfazione enorme, stagione straordinaria. Il Circolo della Vela Sicilia è stato premiato con il titolo di velista dell'anno TAG Euro 2022 per la categoria Yacht Club by Sebly nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri sera a Milano all'Hotel Manin, a consegnare i premi organizzati e assegnati dal Giornale della Vela dal 1991, Mino Taveri e Alberto Cossu. Fra gli ospiti in sala anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore. Termina qui l'appuntamento con il TG News 24, naturalmente vi ricordo il nostro sito di informazione canale2.com, i nostri canali social di Facebook e YouTube. Appuntamento alle prossime edizioni, grazie e buonasera. Canale 2. Pubblicità. www.canale2.com. La TV in streaming senza abbonamento. Con programmi per tutti i gusti. Tu, vieni un po' qui. Oh, lo so cosa c'è. Anche on demand. Disponibile su tutti i tuoi schermi preferiti. E completamente gratuita. www.canale2.com. Guardarla non ha prezzo.
Gli altri aumentano. Noi di Bianco Market svendiamo! Calze corte Pierre Cardin confezione 5 paia, 4,99€. Polo uomo Aki o Lonsdale, 4,99€. Guanciale in memory, 9,99€. Pigiama uomo o donna Aki in cotone, manica lunga, 9,99€. Copriletto singolo, 2,99€. Tuta uomo Navigare Sport, 19,99€. Pigiama bambini, 3-10 anni Irge, lungo, in cotone, 9,99€. Pigiama uomo donna Tris Irge, 9,99€. Coordinato uomo frutta, 9,99€. Guanciale in aloe vera, 4,99€. Coppia federe trapuntate, 3,99€. Coppia federe massaggianti, 4,99€. Calze sneaker Lotto confezione 3 paia, 3,99€. Calze uomo Avirex filo di Scozia confezione 3 paia, lunghe 3,99€, corte 2,99€, slip o boxer Nazareno Gabrielli 1,99€, accappatoio uomo donna Caleffi 19,99€, accappatoio uomo donna Nido d'Ape 9,99€, telo bagno tinta unita 2,99€, tris spugna Jacquard con balza 9,99€. Coppia asciugamani più ospite Caleffi 4,99€. Tappeto bagno Paffutello con antiscivolo 50x80 4,99€. 40x60 3,99€. Cuscino arredo maioliche con imbottitura 4,99€. Strofinacci Calisè 3 pezzi 3,99€. Parur bagno 3 pezzi con antiscivolo 9,99€. Lavette confezione 4 pezzi 2,99€. E da oggi non privarti dei tuoi desideri. In tutti i punti vendita Bianco Market puoi pagare la tua spesa in comode rate senza interessi e senza busta paga. Bianco Market prossimamente anche a Trapani. Bianco Market a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Fantastico! Abbigliamento Baby and Junior 0-18 anni. Capi di tendenza e di qualità delle migliori firme per vestire in modo pratico e comodo i tuoi ragazzi. Inoltre, un campionario vasto e attento di abiti da cerimonia, abbigliamento casual, corredino, lingerie. Troverai la linea Fan Fan, Odi e Tamo, I Do, Rifle e tanto altro. Fantastico è in via nazionale Contrada Cuore di Gesù 1010 a Marsala. Punto ore preziosi, compro ore argento, vendita oggetti preziosi. Da noi da 22 anni la migliore quotazione sul mercato dell'oro. Massima serietà e trasparenza. A Marsala in corso Calatafimi 66 e in via Mazzini 2. E poi la grande novità per venire incontro alle esigenze della nostra clientela. In via Mazzini, orario continuato dalle ore 9.30 alle 18.30. Per info chiamalo 0923 72 10 55. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 767680 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Gli
altri aumentano. Noi di Bianco Market svendiamo! Coppia asciugamani più ospite Caleffi, 4,99 euro. Tappeto bagno Paffutello con antiscivolo, 50x80, 4,99 euro. 40x60, 3,99 euro. Cuscino arredo Maioliche con imbottitura, 4,99 euro. Strofinacci Calisè, 3 pezzi, 3,99 euro. Parur bagno, 3 pezzi, con antiscivolo, 9,99 euro. Lavette, confezione 4 pezzi, 2,99 euro. E da oggi non privarti dei tuoi desideri. In tutti i punti vendita Bianco Market puoi pagare la tua spesa in comode rate, senza interessi e senza busta paga. Bianco Market, prossimamente anche a Trapani. Bianco Market, a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Dai energia alle tue giornate, ai tuoi obiettivi, al tuo lavoro. Carburanti agricoli e nazionali di Passalacqua Giuseppe Emanuele. Vendita carburanti ed oli lubrificanti per mezzi agricoli e non solo. Passalacqua Giuseppe Emanuele, ex Manfrè, via Trapani, contrada Bosco 463, Marsala. Per informazioni chiamalo 0923 96 83 59 oppure scrivi a passalacqua1972@libero.it. L'energia che muove il mondo. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Parizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. A Brignani, apparecchi acustici. Impeccabile, non esiste un'altra parola che possa descrivere al meglio il luogo, il personale e soprattutto il cibo. Gentili, professionali, attenti ad ogni minima esigenza. Il cibo è divino in un mix di sapori. Stiamo parlando di Kronos, pizzeria, Stockhouse, servizio a domicilio. Telefono 0923 996680, incontrata da Paccaro 20, strada statale 115, Marsala. Gepa distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. Gepa distribuzione a Marsala, in contrada Conca 340C. Telefono 0923 996004. Gepa distribuzione. Ehi, hai il garage pieno di cianfrusaglie? Visita Armato Ricambi. Vendi i tuoi oggetti e accumula crediti che potrai spendere per acquistare nello store. Vuoi vendere i tuoi pneumatici? Oppure vendere la tua moto? La risposta è Armato Ricambi. Armato Ricambi è anche e-commerce dedicato alla tua auto. Armato Ricambi, il primo rivenditore di qualità e occasioni. www.canale2.com. La TV in streaming senza abbonamento, con programmi per tutti i gusti. Tu, vieni un po' qui. Oh, lo so cosa c'è. Anche on demand, disponibile su tutti i tuoi schermi preferiti e completamente gratuita. www.canale2.com. Guardarla non ha prezzo.